Si chiude in ottima salute anche perché il 27 dicembre è stato firmato il decreto che ci riconosceva una cospicua somma, si tratta di quasi 1,5 milioni di euro e quindi ci consente di guardare con fiducia e serenità al futuro. Abbiamo riempito 14 pagine con tutte le iniziative che abbiamo portato avanti, ma voglio citarne una in particolare che è quella del Green Bridge con la Cina. Sapete che il direttore e altri due dirigenti del parco sono stati in Cina per ben 10 giorni e in quell'occasione il Parco dei Nebrodi è stato eletto nel comitato esecutivo dello IAPA, dell'International Alliance Protected Area. Questo è veramente un grandissimo risultato per la considerazione che questo organismo ha nei confronti del Parco dei Nebrodi. Abbiamo il nostro calendario che abbiamo fatto in house, in economia, quindi senza dispendio di ulteriori somme, quindi una cosa che ci fa ancora più piacere. Una cosa che mi fa un grande piacere, mi fa anche onore le parole del Presidente. Io non ho mai avuto dubbi sulla mia correttezza e sulla linearità del mio operato.